Ciao a tutti, sono Francesca, comincio così il vlog, vi faccio vedere che cosa mi porto domani a lavorare, visto che voglio portarmi qualcosa di strano. Allora, un involtino primavera con le verdure, quindi senza carne. Era la scatola da 4 del Lidl, 3 me li sono mangiati per cena e uno me lo porto a lavorare. Qua ho scaldato la soia edamame, questa qui me la porto dietro. Allora, mi porto anche questa merendina qui al latte che l'ho presa al Lidl e era in sconto. Però, di solito mi mangio una merendina a metà mattina per darmi le giuste energie. Poi mi prendo su due yogurt, ma ne prendo su due perché non so se a metà mattina mi va, cioè non so se domani mi va lo yogurt o la merendina. Comunque, di solito uno lo lascio lì. Quindi o lascio la merendina o lascio uno yogurt, uno dei due. Perché poi dopo, durante il pranzo, uno yogurt, un po' come dolcino, quello lì lo gradisco. E questo qui è quello della Valsoia, con praticamente latte vegetale e cacao. Ho messo questo qui oggi, non quello dell'Idol, perché scade l'11 marzo. Vabbè, scade tra 6 giorni, però. E lo tengo lì per domani. Di solito mi prendo quelli lì con la frutta del Lidl, che sono i più buoni, però vabbè, dobbiamo consumare tutto e non si butta via niente, quindi me li porto dietro. Qui ho anche la mia bottiglia d'acqua gassata della San Benedetto, che l'ho riempita, l'ho presa oggi alle macchinette e vabbè, invece che buttarla via perché era vuota, l'ho riempita e così la posso riutilizzare. Adesso metto anche le posate dentro, metto due cucchiaini e una forchetta e poi io sono a posto, per domani ho tutto. Eccomi qua, sono le 5:34 e sto andando a lavorare, devo esserci per le 6, ci metto 10 minuti, però io sono già cambiata, nel senso che ho già la tuta da lavoro e quindi non mi devo neanche cambiare, perché dal momento che mi devo vestire mi metto direttamente quello che mi serve per lavorare e poi sono a posto. Infatti ho anche le scarpe antinfortunistiche. Ci becchiamo dopo. Eccomi qua. Allora, adesso sto andando a Lidl perché ci sono le decorazioni pasquali, cioè cominciano ad esserci le decorazioni pasquali e quindi vado a vedere cosa c'è. Vado in questo qua vicino. Ho detto col mio compagno che andavo in quello lontano, però comoda, sono più vicino a casa, sono già le 6 e 10, direi che vado a questo qui vicino e vediamo quello che hanno qui, perché vi dico la verità, sono due Lidl nella stessa città, perché sono tutte e due qui dove abitiamo, però hanno delle cose diverse tra di loro, quindi speriamo di trovare tutto quello che voglio prendere. La mia cena, ho anche un po' di cipolline burettane in agrodolce, cioè in aceto di vino. Questa è la mia cena, 100 grammi di soia edamame, 111 per l'esattezza, metà vasetto di funghi, quelli lì tipo da 140 credo siano, boh. E un po' di cipolline. Continuo così il vlog, è sabato, questa è la mia umile cena di stasera. Perché ieri sera abbiamo cenato con gli hamburger. E io ho preso un hamburger vegetariano da Roadhouse. Stamattina, cioè stamattina a pranzo, siamo andati da Old Wild West, quindi hamburger anche lì, che vi ho fatto vedere la foto comunque prima. E quindi stasera è doveroso stare un po' leggera, quindi soia e piselli e acqua da bere. Il mio compagno invece si sta scaldando la cena. Allora, mi sono fatta un caffettino da bere con voi oggi. Con le uova di Pasqua è andata benissimo, ho trovato quello che volevo io. Adesso vi faccio vedere cosa. Allora, nell'uovo Baule al cioccolato fondente ho trovato l'orzetto della tunna, bellissimo. Poi in quello Kinder, appunto per Mickey Mouse, Topolino, ho trovato Topolino, appunto. E poi ho trovato nell'altro della Baule, però al cioccolato al latte, gli orecchini della Comete, che era ciò che io cercavo come sorpresa, oltre all'orsetto Thun, e quindi ci è andata molto bene. A
Abbiamo fatto anche i muffin al cioccolato e li decoriamo con delle decorazioni pasquali. E in più, classico del sabato sera, ci stiamo anche guardando C'è posto per te. Prima abbiamo visto la partita, adesso guardiamo C'è posto per te. Ci becchiamo dopo. Eccoci qua, continuo così il vlog. È domenica mattina e domenica mattina è quasi l'una. Stiamo per andare da mia suocera a pranzare e io ci volevo andare a piedi col cane, ma diluvia e quindi carichiamo il cane in macchina e andiamo così, tutti e quattro in macchina. Io ho anche il rossetto, però adesso mi bevo un caffè. Mi è rimasto anche il rossetto, quindi top. Ci becchiamo dopo, che non so dove è che andiamo, perché appunto diluvia. Io pensavo di andare in un altro centro commerciale, però vediamo. Ma da starci un'oretta, non da cenar via, assolutamente no. Domani, ma comunque penso che lo vedrete nel prossimo vlog, perché sennò dopo diventa troppo lungo questo vlog. Comunque domani, cioè questa settimana, appunto da domani fino a venerdì, a lavorare faccio i turni dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera, quindi posso dormire la mattina, che bello. E non so cosa farò la mattina, appunto, perché mi sono abituata a svegliarmi presto. A parte la domenica, che oggi mi sono svegliata alle 10, però di solito, tipo ieri, mi sono svegliata alle 7, quindi probabilmente mi sveglierò presto lo stesso, non prestissimo come prima alle 4 e mezza, ma mi sveglierò alle 7, 7 e mezza, 8, e quindi dopo non so cosa fare per 5 ore e mezza, perché alle 2 devo essere là, quindi all'1 e mezza devo partire da casa. Probabilmente andrò da qualche parte a far colazione, non lo so. Vabbè, vediamo. Oggi siamo andati in un outlet, però non abbiamo acquistato niente lì dentro. Vabbè, abbiamo fatto merenda così, vabbè. Però al di fuori dell'outlet c'era un negozio per animali e ho acquistato questa corda lunga 15 metri. Per quando andiamo in campeggio, anche solo a trovare i miei, lì il cane va tenuto legato, è obbligo, cioè c'era proprio l'obbligo di tenerlo legato, e quindi abbiamo la corda. Poi abbiamo intenzione anche di fare qualche vacanza in qualche campeggio, e quindi nel caso abbiamo già la corda. In più ho preso questo osso qua, che è un osso 100% vegetale. Pagato 1,65 euro mi sembra. E poi ho preso anche questo qua, che non so quanto l'ho pagato, però perché poi ho preso anche del mangiare, perché c'era il banco alimentare per i cani del canile, e quindi ho preso qualcosina anche per loro. E però penso che questa settimana, visto che il mio compagno è a casa in ferie e io vado a lavorare il pomeriggio, penso che faremo un salto anche da Arcaplanet, perché abbiamo bisogno di questi snack qua, perché sennò la domenica da mia suocera lui non, cioè, impazzisce, non ci lascia mangiare, quindi uno si cina la domenica, dai, ci sta. Eccomi qua, all'alba delle 11 e un quarto, io mi bevo il caffè. Vabbè, ci sta. Allora, qui c'ho lo zucchero, qua c'ho un pezzo di cioccolato fondente della Pauli, l'uovo che vi ho spacchettato ieri, è buonissimo il cioccolato fondente, a me piace, preferisco quello al latte, però anche quello fondente non mi dispiace. E quindi oggi la Juve ha pareggiato, vabbè, oggi comunque è il 10 di marzo, in teoria, se non mi sbaglio, che ultimamente ho perso, esatto, ultimamente ho perso le giornate, comunque il 10 di marzo, cioè il 10 di marzo. Vabbè. Ma in realtà io spero che questi mesi qui passino in fretta. Ah. Però
spero che passino in fretta e basta. Non c'è proprio un motivo specifico, però vabbè. Più che altro è che non vedo l'ora che sia aprile, perché abbiamo il primo weekend fuori, una notte. Poi c'è maggio, abbiamo un'altra notte fuori, e poi non so, dobbiamo andare anche a Livigno a giugno, se non mi sbaglio, e poi ho prenotato già per agosto una settimana. E quindi per quello che non vedo l'ora, che cioè, è il principale motivo per cui non vedo l'ora che passino in fretta questi mesi. Perché io prenoto in anticipo, perché avendo un cane, una bambina, non tutti gli albergatori hanno appartamenti, perché noi andiamo in appartamento. Cioè non è facile trovare un appartamento sul momento che ti prende il cane. E quindi mi metto avanti molto prima con le prenotazioni, così ho il tempo di guardare tutto. Anche se penso che per agosto cambierò 8.000 volte meta, però vabbè. Comunque non è male dove andiamo, perché andiamo al mare, siamo molto vicini alla spiaggia e il prezzo non è altissimo. Però mi piacerebbe ritornare nel villaggio dove siamo andati anche l'anno scorso a San Marino, perché è un campeggio. E io prediligo sempre il campeggio in estate, però purtroppo non abbiamo trovato campeggi o villaggi. Però magari se il mio compagno si fa 2 settimane di ferie ad agosto, facciamo una settimana da una parte e una dall'altra, vediamo, vediamo. E anche perché comunque servono i soldini. Vabbè, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!